Benvenuti all'appunto la trasmissione settimanale dedicata agli approfondimenti dell'attività legislativa e amministrativa dell'Assemblea regionale. Gli ospiti di questa puntata le andiamo a conoscere, Oliviero Dottorini, capogruppo dell'Italia dei Valori, presidente della prima commissione consigliare, Alfredo De Sio dei Fratelli d'Italia, eh, membro dell'ufficio di presidenza del, dell'Assemblea legislativa. Allora, cominciamo subito da uno degli atti in discussione, lo è in particolar modo in prima commissione, eh, parliamo del, tra l'altro del collegato alla legge finanziaria dove è prevista, questo diciamo che è un po' l'argomento su cui ci soffermiamo per eh, due o tre minuti, la reintroduzione delle agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di tipo A. Eh, una richiesta che veniva no, anche dal... Eh, da, da, dal Consiglio regionale, insomma. Eh, entriamo nell'ambito di questo argomento con Oliviero Dottorini e poi Alfredo Sio, prego. Sì, beh, questo è un atto che noi abbiamo salutato con molto entusiasmo. Era una richiesta che giungeva, eh, è stata inserita nel documento annuale di programmazione grazie a una nostra proposta. Veramente, in verità, noi chiedevamo l'esenzione totale eh, dell'IRAP. La Giunta regionale interviene portandola ad altri. 3% circa all'1,5%, quindi eh, di mezza questa uh, addizionale per noi è molto importante perché meno tasse su uh, chi lavora nel sociale, quindi su eh, chi garantisce la tenuta di un tessuto sociale, quindi interviene sulle persone in difficoltà, sugli anziani, e, eh, per noi eh, significa far fare un passo in avanti alla civiltà di, di una regione. Consideriamo che già 10 regioni in Italia hanno, prevedono l'esenzione totale l'Umbria l'aveva reintrodotta nel 2009 adesso fa un passo indietro e la dimezza ripeto non è esattamente quello che noi chiedevamo ma è, un, è uno sforzo molto importante anche perché prevede un gettito di circa 1.200.000 euro non è poco eh, di questi tempi e d'altra parte Sarebbe stato abbastanza assurdo che, eh, che noi la mantenessimo questa tassa con altre dieci regioni che invece l'hanno tolta, anche perché questo evidentemente fa perdere potere competitivo a, a, alle nostre cooperative che quando devono partecipare a bandi... Che vanno oltre la nostra regione o anche nella nostra regione si trovano a competere con difficoltà rispetto a chi non deve pagare questa tassa. sull'argomento specifico, poi anche sull'impalcatura diciamo, del documento in generale. Ma dunque, eh, sull'argomento specifico non si può che essere favorevoli, nel senso che quando c'è la possibilità di mettere meno tasse, questo diciamo, è uh, sicuramente un qualcosa che va fatto e va accolto. In maniera positiva. Eh, poi facendo riferimento all'argomento specifico e quindi alle cooperative di tipo A, come diceva giustamente il dottorini, siamo alla presenza di un settore che lavora nel sociale e quindi da questo punto di vista tutto ciò che può essere agevolativo da, sotto questo profilo va, va sicuramente stimolato. Eh, oltretutto, il mondo cooperativo ecco, sul quale bisognerebbe fare una riflessione in questi mesi, in questi anni di crisi è Sicuramente uno di quei settori che con, riesce a, ad avere un cammino anticiclico, no? cioè non, non ha quella eh, stessa difficoltà, o almeno cerca di frapporsi in maniera differente a quelle che sono le difficoltà del momento dal punto di vista economico riguardano imprese eh, di altro genere. Quindi è importante questa misura proprio perché è una misura che va a incidere nel sociale. Credo che però diciamo, vada fatta una eh, valutazione diversa, cioè che nel, nei provvedimenti come questo che riguarda il bilancio, come altri, non bisogna fermarsi alle bandierine, come può essere questa, che come tutte le bandiere sventolano e quindi sicuramente hanno una loro capacità attrattiva dell'attenzione, così come avviene a livello nazionale, eh, per quanto riguarda gli 80 euro messi nella busta paga che Bisognerebbe vedere poi che cosa significa, perché sarebbero 2 euro al giorno e con gli aumenti della benzina e la volatilità di quella che è la possibilità della ricchezza gestibile da parte di ogni cittadino, sappiamo che possono produrre ben poco. cioè meglio averli che non averli, insomma, una battuta alla catalana: cioè meglio averci 80 euro in più che 80 euro in meno, non c'è dubbio. Ma se da quello vogliamo far ripartire l'economia, se da quello vogliamo fare in modo che ci sia un volano di sviluppo, di ripresa, di occupazione, credo che ce ne passi. Così come in questo settore, credo che è importante questa misura, ma nelle misure del bilancio della Regione Lunga del forse bisognerebbe fare ben altro. Diamo uno sguardo più in dettaglio, dottorini, a questo documento che sta trattando lei nella sua commissione. Allora, quali sono le, le linee principali caratterizzanti sulle quali punterà l'amministrazione regionale in quest'ultimo anno di legislatura, oltretutto? Me, eh, questo che abbiamo detto forse è una delle misure che spiccano di più perché ci troviamo nei fatti a fare i conti con un bilancio che ha, ha come, libera, eh, come risorsa libera destinazione risorse limitatissime. Erano 14 milioni individuate nel DAP, adesso sono, sarebbero salite a 32 milioni. Ma stiamo parlando comunque di briciole rispetto all'ammontare all complessivo, quindi è inevitabilmente un un bilancio in difesa che gioca molto in difesa, con alcuni elementi positivi, questo è uno di questi, soprattutto sulle questioni sociali molto, eh, molto presente, molto positivo, su altre, penso alle questioni ambientali, a mio avviso eh, c'è da andare a, a vedere con attenzione, perché ci sono alcune questioni che riguardano soprattutto i rifiuti, riguardano le cave che... Insomma, sono quantomeno discutibili, di fatto noi già stiamo preparando degli emendamenti in proposito perché non si può. Eh, dire ai comuni eh, mh, da mettere delle, eh, delle penalizzazioni ai comuni che non fanno la raccolta differenziata poi nel momento in cui non la fanno fare la sanatoria e, togliere, sì, e, la e, e togliere e togliere quindi noi su questo interverremo quindi ci sono delle cose più discutibili in generale però ripeto sulle questioni che riguardano eh, le, sulle vicende sociali sul, eh, su tutto quello che riguarda i servizi ai cittadini io ritengo che eh, la nostra regione non abbia nulla da invidiare ad altre regioni ed è per questo che noi sosteniamo, la sosteniamo eh, con convinzione. Allora eh, chiaramente ha sottolineato un. Eh, concordo perché fu uno degli argomenti con i quali ebbi modo di interloquire con l'assessore Rometti un paio d'anni fa, dicendo che appunto non era possibile che da una parte si davano le premialità, dall'altra si davano le penalizzazioni e poi venivano cancellate e lui assicurò che questa cosa non serve più verificata se poi verificata ugualmente perché poi quelle percentuali di raccolta differenziata erano, come dire, prive di qualsiasi eh, misura concreta per, affinché i comuni la potessero eh, portare avanti in maniera seria eh, con, la, con tutti quei criteri che dovevano raggiungere poi appunto i parametri stabiliti e quindi poi di volta, di volta in volta si va a rincorrere la situazione quindi su questo sono... Assolutamente d'accordo, non da oggi, insomma, sono, sono anni che lo dicevamo. Allora, eh, entriamo in un ambito che avete toccato entrambi, che è quello dell'ambiente, dove chiaramente eh, qui magari vengono fuori delle indicazioni e delle riflessioni diverse, no? Ad esempio, parliamo dei rifiuti: eh, la Giunta ha annunciato il nuovo piano regionale dei rifiuti entro la prossima estate, ma come chiudere il ciclo? E questo è il grande punto interrogativo. Cominciamo da Desio. Innanzitutto con una piccola premessa, cioè che eh, il piano dei rifiuti che verrà è sempre come dire, è, il superamento del piano dei rifiuti che c'era e che non si è mai attuato. E così questa storia va avanti da 20 anni, 25 almeno. Cioè, nel senso che nessun piano dei rifiuti riesce ad essere in qualche modo eh, applicato secondo quelli che sono i criteri che eh, vengono individuati. Io ricordo benissimo che quelli che sono stati i piani dei rifiuti Piani dei rifiuti delle legislature passate parlavano di diminuzione della produzione dei rifiuti, aumento della raccolta differenziata e chiusura del ciclo. Sono tre argomenti che per un verso o per un altro non hanno raggiunto le performance che si erano individuate. La chiusura del ciclo è qualcosa della quale appunto ancora si deve parlare. La diminuzione del, eh, dei rifiuti, se è avvenuta in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, è più per una crisi economica che non per una politica vera e propria portata avanti dalla Regione dell'Umbria. E per quanto riguarda la eh, raccolta differenziata, come di, sottolineava prima Dottorini, ci sono alcune aree della nostra Regione che sono eh, abbastanza pigre, per usare un eufemismo, proprio perché... Forse ci sono altri interessi che sono dietro. Noi abbiamo sostenuto eh, per anni che dovessero esserci interessi contrapposti tra chi faceva la raccolta differenziata e chi eventualmente dovesse essere eh, alla fine della friera, cioè la cosiddetta chiusura del ciclo. Mh, quello che abbiamo visto sorgere negli ultimi anni non è esattamente questo, per cui ci sono stati alcuni comuni, ad esempio dell'area Orvietana, che hanno raggiunto delle performance bassissime proprio perché c'era come dire, l'ombra, no, il convitato di pietra sì, della più grande discarica. Di come chiudere il ciclo? Come chiudere il ciclo? Il ciclo si può chiudere in diversi modi. Si può chiudere attraverso una raccolta differenziata spinta che, come dice Dottorini, porti a una, una sorta di rifiuti zero, no? come, come opzione, ma bisognerebbe vederla applicata sul campo. Ma se questo non è possibile, perché comunque c'è cioè, una parte residua che rimane, io credo che questa vada eh, fatta attraverso quelle che sono le tipologie vigenti che possono da una parte essere l'utilizzo nei cementifici, dall'altra essere quella di un termovalorizzatore. Io sono contrario alla costruzione di un termovalorizzatore. È la linea anche della Presidenza della de, de, de Giunta regionale. no? Questa, sì, però dice... la è che il discorso è lungo. Qui noi avevamo un problema che si chiamava semplificazione e che ad esempio nell'area Ternana vedeva individuata alcuni dei degli termovalorizzatori che erano stati lì istituiti che dovevano in qualche modo essere... Semplificate attraverso accordi, noi continueremo ad avere il paradosso di un possibile costruzione di termovalorizzatore o di eh, utilizzo dei cementifici Abbiamo comunque ancora dei termovalorizzatori privati che vengono utilizzati per scopi privati. Allora, dottorini eh, abbiamo sforato chiaramente eh, i tempi, sfurato. ma lo faremo, lo faremo anche cioè, con, con dottorini. Eh, vabbè, insomma, questo è un punto interrogativo. Mi pare che la Presidente abbia no, garantito che non ci sarà un termovalorizzatore perché non ci sarebbe neanche. La quantità necessaria per eh, farlo funzionare. Per cui, eh sì, e, e questo eh, diciamo, è un primo risultato positivo. Noi lo dicevamo quattro anni fa, quando venne approvato l'attuale eh, piano, piano dei rifiuti che in Umbria per le sue dimensioni, mettendo in atto comportamenti virtuosi e politiche virtuose, non ci sarebbe stato bisogno di un inceneritore. Oggi gli stessi assertori, penso all'assessore Rometti dell'inceneritore fino a due anni fa, oggi ci dicono... Avevate ragione, non, eh, non c'è più bisogno di un inceneritore. Allo stesso tempo, però, eh, si apre un'altra prospettiva. Il governo nazionale ha aperto un'altra prospettiva e di fatto ha, con uno stratagemma, ha, ha fatto in modo che i rifiuti opportunamente eh, trattati possano eh, entrare in un'altra. Eh, dimensione che eh, non è più quella dei rifiuti, ma è quella eh, dei combustibili, della libera circolazione, dei, e quindi che, che possono liberamente eh, circolare i rifiuti opportunamente trattati e trasformati in CSS. Questo apre delle prospettive incredibili e anche molto rischiose molto, eh, molto pericolose eh, perché è ovvio che quando esce dalla disciplina dei rifiuti questa materia poi diventa entra in altri circuiti e non è più arginabile perché a questo punto il css è a libera circolazione in tutte le regioni come comportarsi rispetto a questo. Noi abbiamo detto che la prima cosa da fare è evitare che in Umbria si brucino per quanto possibile i rifiuti di eh, altre regioni eh, d'Italia. Questo è il primo problema. Eh, allo stesso tempo è, eh, sarebbe a nostro avviso possibile, perché è la stessa giunta regionale che ce lo dice, che la produzione eventuale di CSS in Umbria venisse consumata fuori dalla nostra regione, perché a detta degli stessi, eh, degli stessi assessori e della, eh, della stessa giunta regionale ci si dice che c'è un'altra richiesta dai tanti altri impianti già funzionanti del nostro, nel nostro Paese. Rimane un punto, noi dobbiamo evitare in ogni modo che l'esistenza eh, di questa alternativa possa compromettere la raccolta differenziata, perché è evidente che un sindaco che si trovi nella possibilità di produrre CSS a costi molto bassi o fare una corretta raccolta differenziata a costi più elevati, evidentemente più elevati se si esclude l'ambiente ovviamente, e, e il sindaco sceglierà questa seconda strada. E allora che ne sarà della, di una raccolta differenziata che è iniziata a decollare ma che ancora non ha raggiunto i livelli che il piano prevedeva. Questo è il tema, è il tema fondamentale. È chiaro che se ai comuni e agli atti forniremo, forniremo un'alternativa alla raccolta differenziata, loro sceglieranno l'alternativa che costa di meno, ne abbiamo avuto degli esempi, prima il collega De Sio parlava di Orvieto che è storicamente il fanalino di coda nella raccolta differenziata della nostra regione ci siamo domandati al di là delle mancanze delle incapacità amministrative del motivo, perché aveva a disposizione una discarica su cui portare i rifiuti a buon mercato e quindi non ha fatto decollare, e che ne sarà della raccolta differenziata quando avremo la possibilità preoccup... di produrre CSS e non di fare... È una preoccupazione Questa... eh, fondata, è... queste dottorini, certo. Questa sicuramente è fondata e fa riferimento a quella cosa che dicevo prima, cioè che se si mette in piedi un meccanismo virtuoso, questo meccanismo virtuoso deve passare attraverso interessi contrapposti. Non può essere ad esempio la stessa... Eh, società che gestisce la produzione di CSS a essere la stessa che magari chiude il ciclo attraverso certo. termorizzazione, perché si capisce da sé che la raccolta o la raccolta differenziata è la, la produzione di CSS insomma va studiato bene in modo trasparente c'è però un aspetto pragmatico che io vorrei sottolineare che forse dottorini diciamo così vede un po' più sotto il profilo dell'ospicio che non sotto il profilo della concretezza e cioè che non vorrei che noi eh, perché non vogliamo prendere qualche decisione scomoda, ci ritrovassimo a fare una sorta di giro vizioso per cui quello che esce dalla, dalla porta ci rientra dalla finestra, per cui portiamo il nostro CSS fuori e poi siccome le leggi nazionali lo permettono ci saranno altri che, che, lo, riportano. che lo riportano da fuori regione e riguarda altre produzioni per utilizzarlo perché può essere comunque utilizzato. Allora forse sarebbe molto meglio stabilire qual è la quota che l'Umbria eh, deve in qualche modo smaltire anche sotto il profilo della termolarizzazione e vedere come mettere insieme queste quote e come, anche attraverso alcuni impianti esistenti che non sono solo i cementifici ma anche ad esempio i termolarizzatori privati che prima dicevo esistono mm -hmm. e che se non vengono adeguati non è che smettono di bruciare, bruciano altro come il palper di cartiera. Eh, come avviene a Terni negli impianti della okay, Dottorini, della della replica, poi cambiamo no, argomento no, se vuole. io mh, De Sio è una persona ragionevole con lui potremmo anche trovare dei, dei percorsi virtuosi ma gli interessi in campo ci dicono invece che eh, c'è un interesse forte da parte di alcuni soggetti eh, privati della nostra regione a vedersi assicurato magari anche la messa a norma dell'impianto per poter eh, bruciare i CSS. Io dico questo: noi, dobbiamo inserire, so noi no. dobbiamo inserire ogni misura ugualmente. Ogni misura, ogni misura che noi prenderemo nell'ottica. Eh, de, nel principio rifiuti zero, che non significa questo lo sanno tutti, raggiungere all'eliminazione dei rifiuti eh, indifferenziati no, di qui a breve, i tempi sono lunghissimi, ma inserire ogni considerazione in quel contesto, in certo. quell'ambito, significa che noi individuiamo la corretta gerarchia di priorità e probabilmente se, come prevedeva questo piano, 65% di raccolta differenziata, più l'ulteriore differenziazione che ci avvicina... In maniera, ehm, in maniera non virtuale ma concreta all'80% di raccolta differenziata, noi a quel punto faremo un altro discorso e, non, e sì. probabilmente scopriremmo mm. che il ciclo si chiude anche diversamente rispetto a questo. E se si deve chiudere in quel modo, eh, ovviamente noi non abbiamo alcun interesse a bruciare in Umbria e non abbiamo alcun interesse a farlo su quote spropositate, ma solo su quella piccola porzione sì, che non zero. viene differenziata. Di sì, quasi zero, diciamo. Ecco. Eh, il tempo, vedete, mancano poco più di otto minuti, abbiamo moltissimi altri argomenti, cerchiamo di essere più sintetici. Eh, infrastrutture, E45, eh, E45 Autostrada, sembra ormai il progetto addirittura d'arrivo, qui c'è l'assenso, possiamo dire, di Desio, il dissenso forte eh, di Dottorini. Come andrà a finire innanzitutto questa storia? E poi lei 45, lei la fa tutte le mattine. No? Quindi, sì, nel è tratto, troppo, diciamo, è più eh, appunto. facciamo eh, da, lui la, da nord, eh, io da sud, e eh, la percorriamo il, tutta. Il tratto, diciamo, il tratto più critico è quello che fa lei arrivando sì, qui. Eh, allora io su questo credo sempre che bisogna tenersi. A ciò che è la realtà. La realtà dice che oggi eh, questo progetto è sbloccato secondo il criterio di costruzione di un'autostrada. Non vorrei qui fare diciamo così, valutazioni eh, troppo alte che partono da quello che è l'importanza dei corridoi europei che riguardano eh, la possibilità di, di trasporto veloce di merci, persone e quant'altro perché credo che questo sia sotto gli occhi di tutti. oggi Esistono infrastrutture importanti attorno alle quali si costruisce il nuovo sviluppo delle aree e la nostra area deve essere quindi inserita in queste grandi arterie di sviluppo e di comunicazione. Detto questo, eh, il progetto non è un progetto che si realizza dalla mattina certo, alla sera. Eh, noi in questi giorni stiamo festeggiando eh, come dire, la realizzazione co con i problemi che poi sono nati successivamente dopo 40-50 anni, non mi ricordo quanto è più. Della, della famosa Terni Rieti, quindi fare un'autostrada non è una cosa che si fa dalla mattina alla sera. Tuttavia, siccome questo è comunque un progetto che può essere realizzato e che secondo me ha validità, deve essere realizzato in una sorta di interconnessione, e cioè realizzare ora la messa in sicurezza della E45 con la possibilità che i lavori che vengono fatti oggi e che devono essere fatti urgentemente abbiano la possibilità di essere una parte, un'interfaccia di ciò che verrà fatto domani. Quindi partire sicuramente con il progetto dell'autostrada ma partire anche con un progetto che renda la E45 fin da subito fruibile sicuramente intelligenti Santa, e razionali esatto, nella esatto. prospettiva, prospettiva della creazione poi delle corsie aggiuntive che servono quindi è un sì convinto e un no convinto invece ah. di Dottorini è ovvio è ovvio eh, il collega De Sio ha sì. opportunamente sorvolato su un aspetto sì, ed pedaggio. è quello ed è quello no, del pedaggio ed me è, me è, me del pedaggio. No, è no, chiaro no, che quest'opera Quest'opera viene realizzata con un investimento iniziale uh, di 10 miliardi di euro e finanziata con due canali, con la defiscalizzazione a carico dello Stato, un milione circa 1.800.000 eh, euro, e il resto lo investono i privati. I privati solitamente non investono soldi per beneficenza, ma investono per ricevere ho altri esempi, quattro volte tanto quanto investono in tempi ovviamente non, eh, non immediati. E il ritorno è previsto attraverso il pedaggio. Ora qua è chiaro che chi eh, sponsorizza quest'opera e eh siccome sì, i risultati si verranno non subito ma magari fra dieci anni o anche, o anche di più, eh, dice ma gli umbri non pagheranno. Questa è una grande bugia perché gli Umbri, al pari di tutti gli abitanti delle altre regioni, pagheranno il pedaggio più o meno pesante, ma lo pagheranno. Quindi questo è il primo elemento. I privati ci prestano i soldi, anticipano i soldi, ma chi paga quell'opera... Saremo noi. Questo è il primo elemento. Il secondo, si sottovalutano gli aspetti ambientali e l'impatto pesante che avrà eh, quest'opera sulla nostra eh, regione. Non solo a opera terminata, ma anche in fase di, di realizzazione. E sarà una realizzazione che non durerà sei mesi, ma durerà anni. È previsto un cantiere ogni 18 chilometri, è, eh, è previsto che ponti, gallerie, viadotti. Insomma, è un'opera dal grande impatto ambientale. Quindi la domanda è, ma... Perché non pensare a un investimento che possa garantirci una manutenzione ordinaria stra e straordinaria di quell'opera, mettendo a norma ovviamente quello che è da mettere a norma, ma senza intervenire con un impatto pesantissimo cioè, sul nostro territorio e anche con un pedaggio che oggi come oggi hai voglia di togliere le tasse ai cittadini se poi li costringi a utilizzare un'opera a pedaggio senza una viabilità alternativa? Perché ci immaginiamo cosa sarà per le nostre strade statali e provinciali il defluire di, tutto, di tutti coloro che usano quella strada sulle strade secondarie questi sono i temi eh, i, i Quindi temi il pedaggio insomma, è uno de, de, degli argomenti chiaramente oltre sì, al... Alla... Il pedaggio c'è, cioè, è previsto il, nel progetto. Il pedaggio è risolvibile in tanti modi. Eh. Anche in 30 il... secondi si ah, risolva bollino, perché... Anche con bollino, un, un bollino, un tantum che può essere sì, applicato sì, ai cittadini. Ma i danni ambientali non sono semplicemente quelli di un cantiere che potrebbe comunque portare anche ricchezza e lavoro, perché poi alla fine non si capisce noi come dovremmo cercare di risollevare le sorti anche della anche nostra la economia. Sicurezza, però la, 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 per la sicurezza, sì, il però, è, però, è, però è altrettanto vero che oggi come oggi quella strada è una camionabile, praticamente che è percorsa. Eh, in maniera pesante, voglio dire, da, da mezzi che attraversano tutta l'Italia e che scelgono questo percorso alternativo, e che in qualche modo questo diventerebbe un sì, sistema quindi, per evitare sembra. che ci sia una relazione. In conclusione, diversi. due vostre iniziative legislative: una arrivata a compimento di dottorini che riguarda diciamo, in sintesi estrema l'agricoltura sociale, anche se poi ha delle sfaccettature molto più ampie. È approvata dalla seconda commissione la settimana scorsa. L'altra è una proposta di legge di cui è primo firmatario desio che riguarda eh, l'assistenza sanitaria sulla sensibilità multipla chimica. Questo è un altro argomento importante. Allora, le vostre due cominciamo dalla dottorina? Beh, sì, è stata approvata in commissione. La nostra proposta <coughs> tende di mettere insieme due criticità cercando di creare un, un provvedimento virtuoso. Le criticità sono, la prima, i tanti terreni abbandonati dell'amministrazione regionale, ma in generale delle amministrazioni pubbliche, che sono inutilizzati e lasciati in abbandono, e l'altra, i tanti giovani, giovani, o anche chi ha perso un lavoro, o anche chi è nella difficoltà di trovarlo. Che appunto cercano di eh, occuparsi di agricoltura e vedono quello come un possibile sbocco occupazionale. La nostra proposta chiede che tutti i terreni pubblici inutilizzati vengano messi a disposizione di questi soggetti, quindi disoccupati, chi cerca occupazione, giovani agricoltori, e quindi attraverso dei meccanismi e dei bandi possano incrociarsi e mettere a disposizione questi terreni terreni di chi è in grado di ricavarci un reddito e allo stesso tempo tutelare. Ci sono troppi terreni, ma non solo terreni, anche manufatti, già eh, ristrutturati eh, dalla Regione o da altri enti pubblici e che vengono Lasciati in abbandono è possibile? Questo ce lo possiamo permettere? Noi diciamo di no e la nostra proposta eh, tende a, a, a risolvere questo questa problema. Proposta, due proposte erano i dottorini: un'altra proposta di Stufa, Galanello e Barberini. Poi una sintesi è venuta, fuori, è venuta fuori il nuovo testo di legge che presto arriverà in aula. invece, adesso io, parliamo di sanità: parliamo di questa, eh, sì, questa è questione. il tentativo di recuperare da parte della regione dell'Umbria un ritardo rispetto ad altre regioni su un tema questo della sensibilità chimica multipla che è poco conosciuto ma che riguarda persone che diventano praticamente dei fantasma sono persone che sono costrette a vivere in maniera isolata da quelli che sono eh, gli ambienti che sono in qualche modo alla presenza di agenti chimici di qualsiasi tipo, da, eh, cioè tutto ciò che riguarda un ospedale, tutto ciò che riguarda un luogo di lavoro, tutto ciò che riguarda anche l'ambiente circostante è da queste persone che quindi fanno parte di una categoria, di una patologia rara, di una malattia che sta eh, comunque eh, venendo avanti, perché poi è il frutto in qualche modo dell'inquinamento e di tutto ciò che, il mondo, eh, che ci circonda, sono costretti a vivere eh, in modo oh, assolutamente separato dagli altri. Allora, là, eh, il governo nazionale e il Ministero della Sanità stanno ancora eh, stabilendo quali debbano essere le linee guida per assistere questi pazienti che sono pazienti in aumento, molto spesso sono delle malattie non ancora accertate, noi medico, chiediamo, no? noi eh, chiediamo eh. che la Regione Lombardia faccia quello che abbiano fatto altre regioni, dia intanto dei protocolli di assistenza, okay, okay. individuando un centro regionale per l'assistenza a questi malati, avendo poi la possibilità di trovare dei percorsi anche per quello che riguarda eh, gli aspetti economici, i ticket sanitari e l'assistenza per okay. dare intanto una risposta... Non abbiamo, non abbiamo più tempo, abbiamo sforato anzi di un minuto. Grazie per essere stati con noi. A Oliviero Dottorini, presidente della prima commissione consiliare dell'Italia dei Valori. Grazie ad Alfredo Desio, dei Fratelli d'Italia, dell'ufficio dell di presidenza di Palazzo Cesaroni. Grazie anche a voi per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci.